Oggi prepariamo insieme una ricetta di Halloween. Ho pensato di fare insieme a voi un'idea per un aperitivo. Delle crocchette di patate a forma di zucca e fantasmini. Come metodo di cottura ho scelto la friggitrice ad aria. Dopo che le avete fatte raffreddare, schiacciate 400 g di patate precedentemente lessate. Unite un po' alla volta 70 g di farina, deve venire un panetto compatto e non troppo appiccicoso. Incorporate poi 25 g di pan grattato e continuate a impastare ed infine il sale. Iniziate a spianare aiutandovi con un foglio di carta forno, un po' di farina e un mattarello. Date forma alle vostre crocchette di patate. Qui sto facendo quelle con i fantasmini. Qui invece quelle a forma di zucca. Mettete le vostre creazioni nel cestello della friggitrice ad aria, conditele con dell'olio e cuocetele per 12 minuti a 200 gradi. Giratele a metà cottura. Io ho usato la friggitrice ad aria di Fatto in Casa da Benedetta e aveva il preriscaldamento attivato. Le crocchette di patate di Halloween sono pronte, sono davvero sfiziose, le mie bimbe sono piaciute tantissimo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale.